Eccoci ad una nuova puntata di A Tu per Tu, continuiamo insomma con questo filone dedicato, se vogliamo, in maniera un pochino più insomma così concentrata sulle amministrative che sono ormai imminenti nel Comune di Arezzo. Ci sono anche le regionali in realtà, ma insomma noi forse ci occupiamo un po' più da vicino delle amministrative. Non a caso abbiamo invitato Paolo Ammirati. Ecco, Buonasera a tutti. non a caso, vabbè, stimatissimo. Avvocato del Foro Aretino, ovviamente anche lui ha la sua storia politica, insomma, e per certi versi l'abbiamo in alcuni tratti anche, insomma, davvero conosciuta da vicino, ormai sai, qualche anno che si fa questo mestiere. Detto questo, insomma, siamo alle soglie, no, di un'altra campagna, alle soglie, ma insomma, siamo dentro Insomma, la campagna elettorale, altro che la ma ora soglia. dentro no, non mi No, ancora sembra, no, non si perché sa. per ora, Dove siamo? cioè, Sulla quindi, soglia o siamo? Vabbè, per diciamo che, ecco. ora di ufficiali, Non di c'è niente. candidati No. dei due poli, Che se ne dica, ufficiali di non ci ufficiale sono. non c'è niente. Ora, Per diciamo, cui. l'ultima volta abbiamo parlato con Con Ralli Luciano Ralli, sì. sulle vicende di quella fase, lato politico, magari, insomma. Il nostro Paolo ci potrà dare qualche delucidazione su cosa sta avvenendo nel centrodestra. Quali sono i movimenti? Quali sono Per le. quanto riguarda il centrodestra, credo che la decisione dovrebbe avvenire entro questa fine settimana perché i vertici regionali dovrebbero incontrare gli esponenti locali dei tre partiti di maggioranza e in quella sede ritengo sarà presa la decisione, anche perché oramai mi sembra che il centro-sinistra sia praticamente orientato Sì. verso il dottor Ralli, la candidatura ha i crismi della quasi ufficialità, quindi a questo punto è bene cominciare la campagna elettorale. Ecco, noi dicevamo che non a caso, insomma, abbiamo chiesto la presenza di Paolo Ammirati perché, insomma, nei corridoi, si dice così, si fa il suo nome ormai da mesi in maniera molto insistente. Lo si faceva come candidato possibile di un unico partito, in quel caso era la Lega. Ora magari lui ci dirà se è così, se non è così, se l'hanno contattato, se. Insomma, quello che Ma ci può dire, quello che ci può dire, quello i che ci può corridoi sono pieni dire. di spifferi, Sono quindi. spifferi, sì, lo so, d'altra parte non abbiamo chiuso le Però finestre noi, quindi questo è. al di là di questo, io non sono per storia politica e per carattere un personaggio divisivo, quindi sono, non sta a me scegliere o decidere. Se la candidatura è Ghinelli, io sono ben felice, ben contento. Se la candidatura non è Ghinelli, se ci sono determinate condizioni che io devo ancora valutare perché mi devono essere eventualmente sottoposte, se ci sono le condizioni, una disponibilità di massima c'è. Tra le condizioni, senza dubbio, quella di non, essendo proprio un uomo non divisivo, io non voglio eventualmente creare danno al centrodestra. Quindi se c'è una volontà unanime, ove non ci sia l'accordo con Ghinelli, è un discorso che si può serenamente valutare. Quindi una proposta che aggreghi, che non Certamente, divida, che non certamente rappresenti un perché unico partito. no, assolutamente no, perché sarebbe comunque una candidatura perdente, ma questo potrebbe, cioè deve interessare il sottoscritto e basta. Ma se si vuole ragionare negli interessi di questa città, occorre una candidatura che sia, se non univoca, quasi univoca. Perché è una città che tutt'oggi credo che lanci diversi gridi di allarme e credo che per il futuro, per il prossimo quinquennio, ci sia necessità più di prima di un'amministrazione robusta perché l'economia non gira, lavoro non c'è, quindi il grido di dolore che dice anche il vescovo, secondo me va ascoltato perché è una città che ancora soffre e non sappiamo soprattutto, non vedo prospettive a breve durata di un cambiamento delle cose. Questo può avvenire attraverso credo uno sforzo collettivo che dovrebbe, forse utopia, oramai è tanti anni che
per tanti anni ho fatto politica, quindi può essere senz'altro anche un'affermazione utopica, però si dovrebbe veramente cercare di andare al di là degli steccati, e non è una frase fatta, io ci credo veramente, cioè su certi problemi, su certe situazioni, su certe necessità, su certe iniziative occorrerebbe uno sforzo che andasse al di là dei partiti. Cioè creare attraverso i partiti una civicità dei partiti, che non significa aderire alle liste civiche, ma uno spirito civico dei partiti credo che sarebbe un elemento di cambiamento, e significherebbe forse cominciare a concepire la politica aretina in maniera un po' diversa. Ecco, una visione che, insomma, perché no? Magari, magari si potesse realizzare. Sottolineo, non so se lei è d'accordo con me, che se non è il primo, poco ci manca, esponente del centrodestra che ammette che questa città soffre. Sbaglio? Sì. Ecco, direi... sì, sbaglio così lo ammetto. No, non sbagli, credo. Insomma, perché, ha detto, insomma... Credo che Paolo, io gli do del tu, perché siamo anche colleghi, quindi... Certo. Dicevo, Paolo ha detto sicuramente delle bellissime parole, dei bellissimi auspici, ce lo spieghiamo tutti, che la politica si interessi veramente di Arezzo. Io però gli vorrei chiedere questo, no? Quindi per togliergli l'imbarazzo lo dico io, no? Che evidentemente se oggi siamo qui a discutere Ghinelli sì, Ghinelli no, molto dipende dal fatto che delle vicende, le note vicende giudiziarie, e quindi Coingas, molti servizi eccetera, non sotto il profilo giuridico, ma chiaramente sicuramente da un'immagine di mala politica di sicuro. Allora gli vorrei chiedere a Paolo, no? Quindi partendo proprio da quello che lui diceva, questo civismo, questo interesse della collettività, la domanda che un po' si fa a tutti, questo scivolone di questa giunta è venuto fuori sulle partecipate. Sappiamo tutti i metodi che esistono, che cosa sono queste partecipate. Praticamente c'è una infornata di incarichi, chi vince le elezioni chiaramente si ripartisce gli incarichi a secondo dei gruppi, dei partiti che l'hanno sostenuto, base a voti che ha avuto, gli viene dato uno, due, tre, quattro consiglieri più o meno importanti, eccetera. Allora vorrei chiederti se ti sembra che proprio in quello che dicevi te è possibile continuare in questo modo, e quindi continuare con questa... con questo mercimonio di incarichi, oppure se non sia veramente il caso di impegnarsi anche in questa campagna elettorale pubblicamente nel dire che se tu sarai candidato eccetera, tu dovessi essere sindaco, finisce questo sistema di nomine, ma chi sarà il sindaco nelle partecipate in tutti questi enti cercherà di nominare solo ed esclusivamente persone disponibili e competenti, quindi per i loro meriti e non perché hanno la tessera o perché si sono impegnati nella campagna elettorale. Oppure viceversa ritieni che sia opportuno invece continuare, che chi vince si debba fare tutte queste nomine in base all'indicazione dei partiti, anche come si suol dire a volte fiduciari. Guarda Davide, la domanda è imbarazzante. Detto questo, il sindaco è il mestiere più bello e più difficile del mondo, perché amministrare una città di 100.000 abitanti, credetemi, ho fatto il vice sindaco, ho fatto il consigliere regionale, è difficilissimo. Poi, se mi consenti una battuta, poi vado rispondo seriamente, il sindaco è come l'IVA, ma non l'IVA Zanicchi. Il sindaco è l'imposta sul valore aggiunto, l'imponibile te li portano i partiti. Questo è corretto dirlo, perché un sindaco padre padrone che si scorda dei partiti che lo hanno portato alla vittoria, a mio modesto avviso è un pessimo sindaco. Quindi la consultazione partitica è nelle cose, è nella politica quotidiana. Poi però devi avere
la scorzatura, la capacità anche di dire: bene, caro Faltoni, tu che rappresenti il partito X e mi hai portato la famosa rosa, te la rimando indietro. Perché quello che tu dici, la necessità, o queste partecipate ci si entra dentro e talune si cavano di mezzo, oppure se ci sono e devono restare per tutta una serie di ragioni, oggettivamente bisognerebbe avere la forza e il coraggio qualche volta di dire di no. Non sempre ci si riesce, mestiere difficile quello del sindaco, però bisogna partire con l'idea di provarci. Cioè, perché se il sindaco individua nella persona indicata qualcuno che non è all'altezza dovresti, di quel ruolo, dovresti avere la forza di dire di no al partito. Poi è chiaro che il partito ti dice: io ho questi voti in consiglio comunale, io ho questo, ho quell'altro, e qui entra in gioco la mediazione. Ecco perché dico, anche un sindaco padre padrone poi ha i suoi limiti. Devi essere capace di mediare con la tua maggioranza, non è qui lo scrimine, non nell'interesse del partito, nell'interesse della città. Quindi se in questa rosa ci sono tre persone che non vanno bene, bisogna avere la pazienza, la santa pazienza, la capacità di portare il partito a tavolino e vedere se si individua altre persone. Poi ogni tanto forse un atto di prepotenza, tra virgolette, può anche far bene. Quindi insomma imporsi rispetto a, diciamo, un nome o alcuni nomi che magari potrebbero non essere... Sì, non sono idonei, ma non dico graditi, perché in queste cose l'antipatia personale è assolutamente... Un po' di competenza ci vorrebbe, anche perché guardate che anche le partecipate, al di là delle vicende sulle quali non voglio entrare, sono delle scatole che cominciano a essere difficili da gestire, tutte più o meno importanti, tutte con varie problematiche, quindi non è sempre facile individuare la persona giusta. Poi ci vuole la persona che anche nelle partecipate in qualche modo sappia far politica, perché poi devi sempre gestire persone, soldi pubblici, no? Quindi insomma meglio sarebbe, è troppo facile dire trovare uno che sa far politica e che sia anche competente, spesso non succede questo, quindi bisogna cercare di sforzarsi di trovare il minor male possibile, in quell'interesse di civicità a cui facevo prima riferimento. Mi verrebbe anche da dire che insomma l'attuale sindaco potesse tornare indietro, forse lo farebbe anche lui. Questo alzerebbe più, alzerebbe più forte questo lo dovete chiedere al sindaco. Sì, no, glielo chiederemo. Sicuramente quando ha fatto questa scelta sarà stato convinto di farla, come del resto ha detto lui stesso in consiglio comunale. Cioè, tutti sappiamo, rivolgendosi in questo caso alla minoranza, lo dovreste sapere anche voi, come si fanno appunto queste nomine, cioè rispondendo a una segreteria di partito. Dopo, con l'esperienza uno forse dopo chissà, farebbe in maniera diversa, non lo so, chissà. Ecco, allora ci stiamo un po' concentrando, questo è anche un po' colpa dei media effettivamente sul nome, no? Perché no, Ghinelli piuttosto che Ammirati, Ralli ormai è dato quasi per certo, ma io vorrei capire che idea di città invece c'è dietro a questo tipo di impegno, perché penso e credo che una persona come Paolo Ammirati, che magari fra due settimane accetta una candidatura, non è che la sua idea di città se la studia in due settimane, ce l'avrà già più o meno in testa o chissà, magari su qualche file. Detto questo, o foglio, insomma, che dir si voglia. Ecco. Guarda, se devo essere sincero fino in fondo, in questo momento non ci sto proprio pensando, ma non perché sono superficiale, non ci sto pensando perché non mi sto ponendo il problema di una candidatura o meno, perché, torno a ribadirlo, non dipende da me, le decisioni sono di altre e quando saranno prese in un senso o nell'altro, se fosse nel senso di Ammirati, ci comincerò a pensare seriamente, non che non ce l'abbia in testa la mia città. Io sono ferocemente attaccato ad Arezzo. Ho la presunzione di dire di pensare di conoscere abbastanza bene gli aretini. Oggi credo che gli aretini abbiano bisogno più che altro di tranquillità.
ma non nel senso oramai quotidiano della sicurezza. Sono frasi un po' fatte e un po' oggettivamente che manifestano dei problemi esistenti. Io credo che sia una città che ha bisogno di tranquillità, non nel senso di addormentarsi, però una crescita che si accompagni piano piano con le necessità che si sono oggettivamente manifestate nel tempo. Quindi credere in un turismo ancora più accentuato, credere, e in questo devo spendere una lancia per Ghinelli, in una città che creda profondamente nella cultura, una città che cominci a creare un'idea anche nuova di imprenditoria, perché le vecchie imprese, noi che si fa il mestiere di avvocati vediamo, vediamo la situazione oggettiva sotto gli occhi di tutti, situazioni che si protraggono da 10 anni, che ancora non hanno trovato soluzione, ulteriori aziende che chiudono, quindi trovare anche un filo conduttore con tutte le associazioni per crearsi un modello di economia che sia a misura di questa città, tenendo presente che, come dico io, le associazioni dovrebbero pedalare, il manubrio della bicicletta lo dovrebbe tenere la politica, ma questo significa una politica che sappia poi porsi degli obiettivi concreti, precisi. Non è facile, però bisogna, io credo che bisogna crederci su questo. Non la vedo, non lo vedo, l'Aretino è brontolone, però alla fine è un personaggio concreto che non ha bisogno di tanti voli pindarici. Un sindaco che vola sopra le righe non è adatto a questa città. Un sindaco concreto che non venda sogni, ma che sappia far sognare gli aretini, che è una cosa ben diversa. C'ha già pronto lo slogan. Detto questo, sto scherzando. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Volevo capire poi da Paolo Ammirati, siccome abbiamo avuto il nostro consigliere Angelo Rossi a nero su bianco, gliel'hai proprio strappata tu questa ipotesi. Ipotesi primarie nel centrodestra. Volevo capire così cosa ne pensava Paolo Ammirati dopo la pubblicità. Allora, seconda parte di A Tu per Tu con Paolo Ammirati, parliamo di amministrative, di probabili candidature, di idee, no? Per la nostra bella città che insomma dal 2020 sarà guidata da un nuovo sindaco. Dicevamo prima della pubblicità, Angelo Rossi, consigliere comunale di Forza Italia, ma non è iscritto a Forza Italia, lui vuole che si dica così, e noi lo diciamo, in una nostra trasmissione, tra l'altro in un confronto anche molto animato con un consigliere del PD Emodeo, insomma in una discussione sulla politica lui ha detto: secondo me nel centrodestra dovremmo fare le primarie. Ora, che ne pensa Paolo Ammirati? Sarebbe una pratica percorribile? Angelo è un mio quasi vicino di casa, quest'ultima novità non me l'aveva manifestata. Angelo, come mi piace a me dire, è un sognatore concreto, sì. Però forse con le primarie è un po' tardi a questo punto, quindi è un sogno da riporre nel cassetto. Nel centrodestra direi che in alcuni partiti del centrodestra questa cosa, soprattutto la Fratelli d'Italia, era una cosa che portavano avanti, hanno portato avanti con una certa intensità. Ora mi sembra che un po' la situazione sia cambiata. Io non ci credo tanto alle primarie. Se portano a casa un risultato, il danno che poi lasciano probabilmente è maggiore degli aspetti positivi. Si può tranquillamente scegliere persone valide a prescindere dalle primarie. Però questo presuppone poi che i partiti che scelgano abbiano persone capaci di scegliere, il che non è sempre così. Ecco, riprendendo un attimo quello che dicevamo nella prima parte, no? Questo interessamento nei suoi confronti da parte della Lega, insomma lo diciamo noi, però lei più o meno ce l'ha.
confermato la sua posizione, che lei dice se dovessi essere io il candidato dovrebbe essere una candidatura che unisce e non che divide. Ecco, questo lo fa per sua indole personale o perché sa che la Lega invece oggi nel centrodestra è, diciamo, il partito più forte, cioè potrebbe predominare? Ma io, questo è un problema che non mi pongo. Un candidato che vuol vincere non può essere un candidato di un partito, di una lista civica, cioè se non c'è una coalizione che ti supporta e che è decisa a portarti, non mi interessa correre De Coubertin, per quando si corre a sindaco non va bene. Ecco. Senti, ti vorrei chiedere questo, no? Arezzo, per le varie classifiche che ci sono a livello nazionale, in questo quinquennio è scivolata dalle prime posizioni a oltre la metà, verso il basso. Ora, due fenomeni che secondo me sono collegati: la riduzione della popolazione, che si parla di qualche migliaio di abitanti in meno, e un mercato immobiliare oramai non più esistente, no? Perché è notorio che Arezzo non puoi, se vuoi vendere un immobile è impossibile. Ecco, se tu fossi stato sindaco in questi 5 anni, che avresti fatto? Perché questi due aspetti sono evidentemente collegati, no? E, ecco, perché insomma i cittadini, molti hanno investito nell'immobile, ma se non lo possono né vendere e nemmeno svendere, evidentemente. Questo è un aspetto che ci portiamo dietro probabilmente dalla giunta di cui io facevo parte. In quel momento lì si investì troppo, tra virgolette, sul mattone. Ed è probabilmente un problema che si è trascinato da quella giunta lì e che non è stato risolto, perché poi la situazione complessiva generale è in quel trend lì, quindi già aver probabilmente esagerato prima ha determinato per forza trainante la situazione attuale. E oggi è troppo facile parlare che bisogna recuperare il territorio e quindi recuperare l'esistente. È vero, non ci possiamo permettere più speculazioni che non hanno più alcun senso. Io mi ricordo che già alla fine della nostra giunta molte licenze non venivano ritirate, perché oggettivamente forse si è esagerato per un verso, non rendendosi conto che probabilmente la situazione che si veniva a prospettare doveva andare in un'altra direzione. Ecco perché dico, tra l'altro, che il mestiere più bello è anche il più difficile, perché un sindaco che non è capace di pensare non al domani, ma all'Arezzo dei prossimi 10, 15, 20 anni, probabilmente fallisce il suo compito. Oggi siamo tagliati fuori da tutta una serie di possibilità, soffriamo come infrastrutture in tutti i sensi, come d'altro canto ne soffre per esempio la Toscana. Rossi non può vendere lucciole per lanterne, insomma, la situazione della Tirrenica è ferma, la situazione dell'aeroporto è ferma, la situazione della ferrovia, dell'alta velocità su Firenze è ferma, quindi è complessivamente la regione toscana che è in ritardo infrastrutturale enorme. Questa è una. E Arezzo. La statale 71, la 2 maggio. Arezzo sotto questo aspetto è. La sanità. Ecco, toccate la sanità, si tocca un argomento che veramente grida vendetta, perché sentire oggi i pentimenti postumi delle grandi ASLE mi fa un po' sorridere, perché a qualche esponente politico bisognerebbe ricordare le affermazioni che furono fatte quando fu deciso l'accorpamento delle ASL, dove Arezzo è stata completamente massacrata. Non mi vengano a dire ospedale qui, ospedale là, funziona. Arezzo è diventata la ruota del carro, non solo di Siena, che tra virgolette potrebbe essere anche concepibile, ma anche di Grosseto. Cioè, la situazione sanitaria aretina è veramente preoccupante. Non voglio tornare indietro, non voglio tornare, guarda, dovuto fare?
Secondo me si è impegnato molto su questo, anche se ovviamente poi ti scontri con una realtà politica toscana che risponde su altri canali. Cioè, io sono entrato in regione nel 2010, quando scoppiò il famoso scandalo dell'ASL di Massa. Ne avete sentito più parlare voi? Cioè, sono spariti appena 480 milioni di euro, di cui non si sa. Monica Calamai non, è tornata. Non si sa la fine. Vabbè, no, evidentemente. Per dire. Benvenuta, bentornata, voglio dire. Però c'è un deficit sanitario della. Non è più la Toscana di una volta. Questo i dati lo dicono. Non siamo più la sanità dell'Italia centrale, siamo la prima regione a cui vanno incontro la sanità del sud. Cioè noi ci siamo abbassati di livello, notevolmente abbassati di livello, e a questo si aggiunga questo problema delle grandi ASL che ha defraudato di competenze, di professionalità la struttura ospedaliera retina, con l'aggravarsi della chiusura degli ospedali limitrofi, che per carità, io capisco che quando in un determinato ospedale si fa 10 parti all'anno non ci sono le competenze che ci dovrebbero essere, però questo presupporrebbe una capacità dell'ospedale principale che oggi non c'è più, perché, ripeto, qualunque intervento magari di un certo livello si vede Pegaso e si va a Siena, cioè non è concepibile che Arezzo. Senti, ti volevo emergere questo. Secondo te è un caso che da un lato Arezzo ha visto questo decadimento della sanità pubblica e invece la crescita esponenziale della sanità privata, no? Quindi, oppure c'è un collegamento? Ma è normale. Nel momento in cui si impoverisce la sanità pubblica, l'imprenditore privato ottimizza i risultati, ottimizza i guadagni e cresce la sanità privata. È normale, è la competizione, scusatemi, forse non è la materia e l'argomento per usare questo termine, ma è il mercato che te lo impone. Se tu nella struttura pubblica non trovi quello che devi trovare, pensi di trovarlo nella sanità privata. Poi non mi vengano a dire ora che chi sentirà la televisione probabilmente dirà che ho detto una fila di fesserie perché l'ospedale di Arezzo ha questi pregi, ha questi, ma io ricordo quando ne aveva molti di più dei pregi attuali. E si andava all'ospedale, non si andava a cercare la sanità privata. Insomma, i temi sono tanti per questa campagna elettorale, insomma, chiunque poi sarà chiamato a condurla. Ora io gli faccio una domanda, poi potrebbe anche dire io non rispondo, ma con Ghinelli si è sentito? No. L'ho sentito ultimamente per una riunione che riguardava il Tribunale di Arezzo quando invitammo i parlamentari, poi non l'ho più. Ecco, anche quello è un bel problema, insomma, non ci sono forze che possano. Ma lì credo che abbiamo fatto un mezzo miracolo, perché riuscire a portare alla sede dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo tutti i parlamentari eletti nel territorio, tutti sono venuti, nessuno escluso. In più l'onorevole Verini, che è stato portato, è responsabile nazionale giustizia per il PD, credo che come avvocati abbiamo fatto un mezzo miracolo. Io credo che un risultato l'abbiamo ottenuto, certamente non solo per merito nostro, però ho visto che l'assegnazione per Arezzo era di due soli magistrati di nuova nomina, i famosi Motte, oggi ce ne hanno concessi 5. Io dico che un paese che funziona si vede da scuola, giustizia e sanità. Lascia a voi la valutazione sulla situazione attuale italiana. Bene, dobbiamo chiudere qua questa chiacchierata perché insomma il nostro tempo è terminato. Ci aggiorniamo come in tutte le sedute. Ci aggiorniamo certamente. E insomma ci farà sapere quello. No, prima che lo dirò, ecco, in casa. così chiudiamo questa sfumatura. In casa che dicono nell'eventualità? Sono spaventati o sono contenti? No, ma sai che, guarda, lo evito, è un argomento che cerco di evitare il più possibile.
Vabbè, allora magari glielo diremo tramite gli schermi di Arezzo TV. Anche perché è inutile affrontare quello che può essere da un lato una soddisfazione e dall'altro un problema, quando le cose devono ancora maturare. Quando si saprà quello che succede, quando abemus papam. Esatto, quando ci sarà la fumata bianca o nera, insomma, quello che è. Va bene, grazie allora Paolo. Grazie a voi, sempre un piacere, insomma, parlare con lui. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci.